Ciao a tutte e bentornate. Allora, oggi nuovo video, due paroline riguardo a questo smaltino della Kiko che ho avuto modo di provare un pochettino e quindi vi volevo dire due paroline. Allora, lo smaltino è della Kiko, di una collezione passata, la Poker, che la Kiko ha deciso di rimettere, diciamo, in vendita sotto i saldi, quindi lo trovavate a 3 euro, io l'ho trovata a questo prezzo. È uno smaltino che mi piace veramente tantissimo, dalla fotocamera non rende un po', però comunque è un blu molto molto intenso, infatti ve l'ho postata su Instagram la foto. Allora, scusatemi la luce, ma purtroppo oggi è così, luce naturale, e va e viene il sole, quindi purtroppo è così. È uno smaltino che, come potete vedere, solo dal packaging rende veramente tantissimo, è fenomenale. Il tappino è solo per bellezza, vi faccio vedere, se non tiro fuori tutto. Ok, è solo per bellezza, riporta praticamente il dado, vedete sopra direttamente i puntini come per tirare il dado, quindi è solo per bellezza il tappo, però devo dire mi piace veramente tantissimo e lo adoro. La Kiko praticamente di questa collezione mi sembra che c'erano in tre colorazioni diverse, un blu, quindi il blu intenso, che la mia colorazione è la numero 05, poi c'è la numero 06 che è un nero bello intenso che io non ce l'avevo, però vabbè ormai non lo posso più reperire, e un rosa se non mi sbaglio, adesso correggetemi, però mi sembra che era in tre colorazioni. E è uno smaltino molto molto facile da applicare perché ha, adesso vi faccio vedere se riesco, ha un pennellino molto piccolo ma non è tantissimo largo, vedete, è facile da applicare, non ha bisogno di un top coat come molti altri smalti hanno bisogno. Io vi faccio vedere com'è l'effetto sulle unghie, vedete che è molto lucido, quindi non ho avuto bisogno di applicarmi un top coat, ho applicato una base, ho applicato direttamente lo smalto e dà proprio questo bell'effetto lucido, che lasciate perdere alcune unghie corte, ma vabbè non importa, sono dei piccolissimi dettagli che sorvoliamo, tanto ricrescono le unghie, quindi no? E io lo adoro questo smalto, non pensavo, devo dire la verità, non pensavo di uno smaltino della Kiko. Io ho molti smalti della Kiko, molti altri smalti di altre marche, però molte altre marche hanno bisogno comunque di un top coat per farmi dare questo bel effetto lucido sulle unghie. Che dire ancora? Diciamo che il packaging quindi ha un finish molto, molto fluido, quindi ha, praticamente sembra che il colore sia acquoso, sembra, non so come spiegarvelo, però comunque spero che capiate lo stesso. È uno smaltino, vedete, riporta comunque le scrittine dorate, quindi il... diciamo il prodotto in sé è fatto di vetro, però ha questa particolarità che lo rende ancora più, più bello, diciamo, come packaging del prodotto, vedete? È veramente stupendo. Poi cos'altro dirvi? Niente, che è uno smalto... Ah, ho anche avuto modo di poterlo testare togliendolo direttamente dalle unghie. È uno smalto veramente stupendo perché basta solo una passata con il dischetto e lo smalto si leva tranquillamente, non ho bisogno di stare lì due o tre volte per toglierlo, proprio una passata e lo smalto si leva tranquillamente, quindi che dire, io lo promuovo e devo dire che lo adoro e nient'altro, quindi mi piace veramente tantissimo. Se volete uno smalto comunque che non abbia bisogno comunque di un top coat, questo è lo smalto che vi consiglio, se lo trovate ancora, perché non so se lo trovate ancora da Kiko, ma speriamo che riesca a trovare anche in altre colorazioni. Niente ragazze, spero che sia riuscita tra virgolette a farmi capire, possiamo dire, io delle volte non riesco mai a farmi capire nelle mie parlantine, nei miei discorsi. Spero che il video vi sia piaciuto e se avete avuto modo anche voi di poterlo provare, testare, fatemelo sapere in un commento qui sotto, o positivo o negativo, quello che sia. Io con questo ragazze vi saluto e vado a cucinare perché sennò mi si brucia tutto nella pentola. Io vi saluto ragazze e ci vediamo al prossimo video. Ciao!